Nuovamente più votare e daranno ancora nuovo peso specifico. Assolutamente sì. Andiamo avanti, eccoli qua, sta arrivando l'altro gruppo, i Maghi, se non ricordo male, vero? Geoscientifico Galileo Galilei. I Maghi del turismo. Oh, chiaramente volevo sottolineare. Classico, eh? Sì, volevo sottolineare che le biciclette, oltre a fare scenografia, rappresentavano anche il cicloturismo, che forse magari sì. Era sfuggito. Il anche, tema unico continua a ripercorrere la sfilata, perché appunto la può fare appunto sul Gargano, si può fare anche questo. Ma tu hai visto quanti ne sono? Ho cominciato a vedere queste mazze, come si vuol dire, pamazza porta porta. Leggi, i Maghi del turismo! C'era una terra magica, l'abbiamo vista. E se lo diciamo noi che siamo maghi, dovete crederlo. È una terra baciata dal sole ed è uno spettacolo quando i gabbiani danzano incantati con le nuvole che al pomeriggio si colorano d'un rosa delicatissimo. Cielo e mare in fondo all'orizzonte si perdono in un abbraccio, protetti sotto l'ala materna ed imponente al tempo stesso d'una cima dai profumi e colori capaci di incantare più ogni altro filtro amoroso. Quella terra la riconoscete anche solo al suono, quell'onda che ancora ora non s'arrende, rincontrare la riva, quel soffio lassù fresco e libero, far risuonare tutta la mantrona montagna di un sibilio dolce risveglio. Di questo noi maghi siamo certi, abbiamo però appreso con sommo stupore che le genti che questa terra brillante ospita non si fermano di tanto in tanto ad ammirarla, ad ascoltarla, a gioire e giocare con lei quando regala spettacoli meravigliosi, e curarla e proteggerla quando qualcosa va storto, o almeno non lo fanno abbastanza. È la campanella d'allarme che essa ha suonato, che ci ha fatti volare fin qui, con le scope e bacchette, cappelle e mantelli, sorrisi e gioia, musica e parole. Lasciateci infondere un po' di magia, giammai nella terra che ne straripa più che mai, mai in voi signori, voi che siete qui, perché ritorniate a guardare, respirare, vivere e ascoltare la vostra Manfredonia. Niente paura, ci siamo qui noi, ci sono i maghi del turismo qui per voi! Pronti, liceo scientifico Galileo, è il classico i maghi del turismo!
carnevale di Manfredonia. E infatti, quindi ci siamo finalmente, questo è il primo carnevale organizzato dalla nascente agenzia del turismo. Sopep, nonostante un po' di affanno dovuto anche all'età, si fa trovare pronto anche questa volta. Il suo entusiasmo è quello di sempre e sarà sicuramente un validissimo compagno di viaggio della nascente agenzia, a cui auguriamo lunga e proficua vita. Noi dalla compagnia del carnevale lo rappresentiamo impegnati nel Gargano a solazzarsi dei pregi della nostra meravigliosa terra, quindi natura, cibo, attività sportiva ed escursioni ne fanno una meta straordinaria per ogni turista. Buon carnevale! Guardiamo la bellezza, le rifiniture, la pittura, la carta pesta, strati e strati di colla e carta. Abbiamo la taranta, i prodotti tipici della nostra terra, il fico d'India stupendo, il piatto di vino, l'orchidea del Gargano, la farfalla tipica, bellissima, l'ulivo storico della piana di Macchia e di Mattinata. Io volevo ringraziare anche il consorzio agrario che ha fornito i trattori per poter trainare i carri allegorici, senza di loro. Da quest'anno poi si può salire, infatti invitiamo i turisti a salire dopo che sono stati posizionati in piazzale Diomede. Una bellezza salsicce, guarda lì, guarda lì. Eh beh, non sarebbe male, il poi visto cavallo. Come disse qualcuno a storare su un orange con stomaco. Cioè. Bellissimo, complimenti alla compagnia del carnevale, si perde in vacanza sul Gargano. Matteo Crosta con la sua banda ha creato ancora una volta un capolavoro e l'applauso vostro decreterà il successo. Un applauso! E allora l'ultimo gruppo, che è questo qui alla fine, che chiude definitivamente la sfilata della 60. Thank you.